Salve, Renzo Davoli, RD235 è il nickname che mi fu dato, è negli RFC perché sono stato fra i primi ad avere un nodo di rete in Italia a Natale del 1987 e allora tutti gli amministratori di rete avevano un nickname di questo genere, allora attribuito dal Pentagono, quindi mi è rimasto simpatico avere questo come nickname. Allora, il talk di oggi è volutamente disorganizzato perché vuole venire incontro ai vostri interessi, a un dialogo. Io vi racconto quelle che sono le mie attività, sia diciamo più avanzate e quindi già realizzate, già disponibili, diciamo gli sviluppi che stiamo facendo con il gruppo Virtual Square in questo momento. Virtual Square, parliamo di virtualità, tentiamo di dare una idea operativa di virtualità. In fondo, che cos'è virtuale? Dato un qualsiasi oggetto, servizio a un servizio, un oggetto A' realizzato in maniera diversa da A che possa efficacemente essere usato al posto di A, lo chiamiamo A virtuale. Quindi se prendiamo un pezzo di memoria più un pezzo di disco e con varie me metodologie facciamo finta di avere una memoria più ampia, abbiamo memoria virtuale. E in particolare i nostri cavalli di battaglia storici sono reti virtuali e virtualizzazione parziale. Reti virtuali, beh, voi sapete che cos'è una macchina virtuale, con la definizione di cui sopra, per noi informatici una macchina non è altro che un qualcosa, sia hardware o software, non ce ne importa niente, che parli una ISA estesa, cioè parla il linguaggio macchina del processore più il linguaggio delle periferiche. Se noi riusciamo a ricreare in qualche altro modo qualcosa che parla lo stesso linguaggio, riusciamo a prendere in giro gli strati superiori che si interfacciano e quindi il sistema operativo è felicissimo di essere su una macchina, ma non sa che quella macchina non è vera. Ora, uno dei problemi delle macchine virtuali è collegarle a rete, perché se voi prendete un cavetto con la presa RJ45 non sapete dove infilarli in una macchina virtuale. E quindi, gioco forza, se avete una macchina virtuale, dall'altra parte dovete avere una rete virtuale che parli con la macchina virtuale. E storicamente ne esistevano tante. Molto spesso, utilizzando un codice che ha scritto Danny Kasperowski tanti anni fa, si usa un emulatore di rete chiamato Slurp, che fa in modo che la macchina virtuale faccia finta di vedere la vostra rete reale attraverso questo emulatore. Già da tempo, ho perso, non mi ricordo più in che anno l'abbiamo fatto, noi avevamo proposto Virtual Distributed Ethernet con l'acronimo VDI. E l'acronimo dice molto, è un affare virtuale per attaccare macchine virtuali. È una Ethernet? È perché se voi volete fare qualcosa di virtuale che sia molto utilizzabile, dovete rifarvi a ciò che c'è di reale molto utilizzato. Ora, lo standard de facto sulle reti locali è la Ethernet. Quindi, se si realizza una cosa che, come prima per la macchina virtuale, abbia la stessa interfaccia, la stessa dialogo e lo stesso modo di internet reale, ottenete che vi portate dietro tutto ciò che finisce funziona su una internet reale. Distribuito, ecco una parola che suona un po' un ossimoro dicendo internet distribuito, ma internet è locale, distribuito. L'idea fu quella di realizzare inizialmente quelli che sono gli elementi di una Ethernet fatta con elementi virtuali. Quindi esisteva l'Ethernet switch, esistevano gli Ethernet cable e le macchine virtuali si connettevano agli switch.
Il problema è che un cable era fatto da due plug e un wire, esattamente come un cavo. I due plug erano software che si potevano attaccare a switch. Il wire non è altro che uno stream di byte bidirezionale. Quindi, utilizzando uno stream di byte bidirezionale, che può essere il tunneling di SSH, può essere Netcat, può essere quello che vi pare, si potevano fare dei cavi lunghi a piacere che attraversavano anche continenti se vi piaceva. E quindi si riusciva a creare questa infrastruttura. Piacque l'idea, tanto che fu adottata ed è attualmente supportata da macchine tipo KEMU, KVM, VirtualBox, UserMode Linux. Non ero contento, bisognava andare oltre. Allora, quali sono le, diciamo, penultime evoluzioni? Vediamo ad esempio da questi lucidi che ho usato al FOSDEM. VDE4, che non è ancora pacchettizzata a Debian, lo sarà presto, mentre invece VDE è pacchettizzata a Debian e le altre maggiori distribuzioni, cambia l'idea e mi sono ispirato nell'idea a questi connettori qua. Li conoscete? Small form factor, SFP socket, i pluggable socket, cioè sono dei socket dove inserite un affare che non è una spina, ma è un convertitore che fa in modo di poter usare diversi supporti. E quindi voi avete uno switch generico e potete mettere collegamenti in fibra, collegamenti in rame, quello che volete. Bene, l'idea è stata questa. Applichiamo lo stesso concetto a VDE. Noi abbiamo un programma compatibile con VDE, per esempio KVM, così, che quindi parla già, è già capace di parlare con VDE. Ma invece di mettere il vecchio connettore, mettiamo un connettore pluginabile. Quindi vuol dire che noi possiamo attaccare queste macchine a una serie di implementazioni di rete che quello che ci piace di più. Ok? E per fare questo, per identificare il tipo di plugin, abbiamo inventato una specie di URL. Se ad esempio mettete null:// come descrittore della rete, ottenete la rete nulla, che butta via tutto quello che riceve e non vi genererà mai un pacchetto. Inutile? In realtà no, talvolta serve anche quello, come dev null. Dev null quante volte lo usate? Oppure potete collegarvi ai vecchi VDE switch della generazione 2, potete collegarmi a un tap, ma ci sono delle grandi novità. Potete avere dei plugin che sono essi stessi degli switch, è come se attaccate a quella presa dello switch, ma virtuale, attaccaste un altro switch. Ok, potete collegarvi, ma mi interessa arrivare. Partiamo da un problema classico. Voi avete nella vostra azienda, nel vostro data center, tanti box, tante macchine fisiche che corrono l'unico sistema operativo che abbia senso di far funzionare in questi contesti, che si chiama GNU Linux. E avete queste tante macchine e avete da fare funzionare tante macchine virtuali su queste macchine fisiche. Ma volete collegare la macchina virtuale che sta sulla macchina fisica 1 con una macchina virtuale che sta sulla macchina fisica 2 e queste devono essere connesse da una rete, da una VLAN. E invece avete altre macchine che, per esempio, di diversi vostri clienti. Avete alcuni clienti che hanno 10 macchine sparse per il vostro data center, altre. Attualmente come fareste? Attualmente dovete installare sulle macchine degli switch virtuali, attaccate sulle macchine quello che si chiama FTP della VXLAN, mettete. Noi abbiamo fatto VXVDE. VXVDE è un affare che consente a macchine virtuali
di collegarsi usando l'idea è, avete in mente il proverbio inglese birds of feather flock together, gli uccelli che hanno la stessa piuma fanno lo stormo assieme. Praticamente basta che voi diate alle macchine che volete che facciano parte della stessa VLAN lo stesso indirizzo di multicast IP e quelle si collegheranno da sole. Non avete né da configurare VLAN negli switch, né da configurare daemoni locali, basta solo quello. Praticamente usiamo, per chi conosce VLAN, l'idea di VLAN. In fondo si possono usare i pacchetti IP multicast come i pacchetti broadcast degli switch. Quando le mando lo ricevono tutti. E quindi quando ho un pacchetto BOM, Broadcast Unknown Recipients or Multicast, lo mando con l'IP multicast. Ma mandando l'IP multicast il ricevente vede porta e IP del mittente e quindi tutti i pacchetti successivi, come fa uno switch quando conosce la porta, le manda punto punto. Bene, se volete cercare ci sono degli articoli in giro, però il risultato è che andiamo veloci come VXLAN, solo che VXLAN ha bisogno di configurazione, questo no, ok? Ma ancora non ci bastava ancora, vabbè abbiamo messo crittografia per chi la vuole, abbiamo tutte le possibilità, ma la cosa bella è poter avere, invece di far partire un'intera macchina virtuale, se avete bisogno solo di un isolamento per quanto riguarda la rete, poter far partire un namespace. Un namespace che isola la rete e tiene tutto il resto nell'ambiente della macchina reale. Cioè, per intenderci, se riesco a migrare su un altro schermo, ecco qua, VDNS, VXVDN 2.:// io qua sono entrato in un namespace, quello che vedete nel prompt è un altro progetto che si chiama CADO, serve per avere le capability, fare quello che fate con SUDO a livello di capability. CADO è CADO, capability do. Comunque, lì io sono un utente normale. Notate che per i nostri progetti noi non vogliamo avere a che fare con le prerogative di amministratore, perché per noi è pericoloso. Vuol dire che potete fare un errore e cambiare la configurazione delle interfacce reali di rete. Invece sono un utente, adesso qui la rete che vedo è solo fatta così. Per esempio posso aggiungere un indirizzo IP, ovviamente non ETH0 ma VLAN VDE0. Tiro su l'interfaccia. Stessa cosa faccio VDNS VX VDE 2.:// qua l'unica cosa che devo fare è ovviamente dare un indirizzo IP diverso. Se quello è 2 qua metto 1. Ed ecco che ho copiato ovviamente il comando sbagliato. IP link set VDE0 app ping 10.0.0.2 e l'altro sì. Ma questo l'ho fatto sulla stessa macchina, potevo farlo su qualsiasi macchina che ho legato sulla rete locale e avrei fatto una rete di namespace. E uno dice, ma che cosa te ne...
se io voglio collegare le macchine virtuali, perché devo usare Namespace? Va perché vuoi, per esempio, mettere su Wireshark per vedere i pacchetti che passano, puoi fare tante belle cose. Ma non solo. È possibile anche fare un namespace collegato che abbia più interfacce di rete virtuale e quindi potete fare quello che si chiama network function virtualization. Se volete, metteteci anche un virtuale al quadrato perché avete questo namespace, quindi non avete bisogno di fare né di una macchina fisica né di una macchina virtuale, ma semplicemente un namespace, e lì potete far funzionare tutti gli algoritmi di firewalling, estradamento, packet shaping, tutto quello che volete, ed è quello che sta funzionando, è codice del kernel che sta funzionando in un namespace, quindi codice veloce, codice che è stato testato da tempo. Ok? Vabbè, qui ci sono. Ma vi dico rapidamente altre evoluzioni che sono in corso in un altro campo. Oltre queste sono reti virtuali, quello delle macchine virtuali parziali, oppure se volete chiamarle in un altro modo, quando l'abbiamo coniato noi questa definizione, non c'erano ancora, possiamo chiamarle namespace o container in spazio utente, cioè a realizzare dei container che non con il supporto del kernel, che sta diventando sempre più sovrabbondante di feature, e secondo l'algoritmo, secondo il teorema dei firewall, più contiene codice, più diventerà fragile. Invece, portare fuori queste funzionalità. Ok? E potete vedere la vecchia versione OMView, che consente di creare delle macchine. Facciamo un esempio di il nuovo si chiama OMVU Xterma. Ecco, questo Xterma che ho lanciato è dentro una macchina virtuale parziale. Ciò significa che potete fare qua dentro tutto quello che fate all'interno di una macchina reale. Però potete aggiungere dei moduli per virtualizzare cosa? File system, device, rete, beamformat, e tante altre belle cose. Facciamo un esempio. Un esempio, siete un utente e avete un file che è l'immagine del disco di una vostra macchina virtuale, ok? E volete cambiare il contenuto di un file all'interno di un file system nell'immagine della macchina virtuale. Come si fa oggi? Oggi la maniera che si usa per farlo è da root, devi fare salti mortali se per caso è partizionato il disco, c'è un comando di cui scordo sempre il nome, poi bisogna montare il file system in loopback e a quel punto si può modificare. Bene. Se io adesso faccio truncate /- my disk, un giga, ok? No, non /dev, /temp. Ok, ho fatto un file da 1 giga vuoto. Adesso faccio view. In smod gli chiedo, dammi il modulo per avere UIDGAT virtuali. E quindi è lo questo già comprende fake root, può fare, come si chiama, le root cage, chroot. Poi mettiamo view dev e view fuse. Quindi di device virtuali e file system virtuali. Bene, adesso gli dico, monta? No, devo essere root per montare.
Questo sono root, ma sono i root della macchina virtuale, del container virtuale. A questo punto faccio mount meno t view dev part x barra temp my disk in barra dev barra kda. Poi, boh, ma attenzione, questo barra dev barra kda lo vedrà solo questo processo. Lo vedrà solo chi vive qua. Quindi vedete la virtualizzazione parziale. Quindi ad esempio posso fare gdisk barra dev barra kda. Facciamo una cosa semplice, facciamo un file system che abbia una sola partizione. A questo punto faccio mkfs barra oh, grazie mkfs x2, 3, 4, quello che vi pare x2 barra dev, a questo punto hda1, ok. E adesso ovviamente ls barra mount è vuoto, faccio mount meno t mfuse x2 barra dev barra hda1 in barra mnt, devo dirgli meno orw più, cosa ho fatto di male? Aiuto, perché mi dice permission denied? C'è già per qualche motivo. Ovviamente no, vediamo se è un problema di questo. Che strano. Comunque, vi ho detto l'ultimo sviluppo, qua fino a prima funzionava, avrei avuto accesso al file system e potevo modificarlo. Adesso, comunque, io rimango qua in giro. Ma e... già cosa? Già montata. No, perché dovrebbe virtualizzare... meno t um fuse um, ah, è qui l'errore. Um è il pacchetto vecchio della vecchia versione, quello nuovo chiaramente si chiama view. Ecco qua, scusate, siccome ho usato per anni la vecchia versione che si chiamava um invece nuova, ed ecco qua posso cambiare i file. E quindi lo faccio come utente, pensate, io tremo tutte le volte che devo fare quelle cose a livello di root, basta solo che al posto di HDA1 io scriva SDA1 e sono rovinato. Ma è una cosa che vi fa ridere, ma pensiamo come da esperti di sicurezza. Questa cosa, la sicurezza non vuole solo dire... anche quello, arrivano i pacchetti corretti come li avete spediti, vogliono dire, ma vuole anche dire non si pone a rischio il sistema quando non ce n'è bisogno. Vi faccio un'ultima chiosa dicendo, questi affari qua, cioè il modulo che virtualizza il file system, il modulo che virtualizza, assomigliano molto a server di microkernel. Quindi andare avanti su questa strada consente di non avere più la dualità kernel monolitico e microkernel, ma consente di poter avere parti monolitiche e parti microkernel e poter migrare. Un domani magari avremo tutto a microkernel, così anche Tannenbaum è contento, ma possiamo migrare. Adesso io lo chiamavo millikernel, anticantila chiamato anykernel, però l'idea è che si può fare una
un trasferimento, un cambiamento graduale. E non solo, ma il sistema administrativo può decidere ciò per cui ha bisogno di flessibilità lo tratta microkernel, quello che ha bisogno di performance lo tratta kernel monolitico. E funzionano tutti i device che avete, perché avete sempre il backup monolitico. Oggi i microkernel tipo L4, Mac un po' meno, ma sono giocattoloni da laboratorio, perché se volete usare i microkernel dovete prendere quella scheda madre, quel processore. Invece così abbiamo una via d'uscita. Mi fermo, se no tolgo tempo a chi mi vede parlare dopo di me. Domande? Arriva il micro. No, no, ma il problema è la registrazione. Allora, il VDE4 sì. Avrà anche la possibilità di fare criptazione, ha suggerito lei all'inizio. Sì. A questo punto pensate di fare un'estensione oltre alla rete locale, anche una rete WAN oppure no? Per bypassare di fatto la VPN? Di fatto è possibile fare, usando dei cavi, collegare, invece che collegare macchine, collegate reti locali con reti locali. Avete un data center qua, avete un data center, potete fare il tunnel che collega tutte le VPN assieme. E per la criptazione abbiamo quelle che si chiamano i nested plugin, quindi la criptazione non l'abbiamo implementata come un modulo a parte. Voi mettete un filtro nel mezzo fra il plugin che mettete nella macchina virtuale o da dove volete incominciare alla parte criptata e mettete il plugin per la tecnologia di rete che volete implementata e lì vi si aggiunge, la chiamiamo criptazione agnostica, perché non gliene frega niente di cosa sta criptando, lui si mette nel mezzo e cripta. Grazie. Una seconda domanda. Ha detto che prossimamente verrà integrata in Debian. Verrà allora, come distribuzione, ci sono delle previsioni? Il problema è che ci sono io che lavoro a progetto e tanti altri che sono miei ex studenti che vagano per il mondo, ma non abbiamo grandi finanziamenti, quindi rimangono ancorati a progetto perché siccome hanno contribuito al codice lo sentono come loro figlio, come una volta che uno ha scritto codice bene o male rimane legato. Stiamo tentando di fare il più presto possibile, parti sono già entrate, e il problema più grande adesso è, siccome VDE4 non ha la parte dello switch di VDE2, occorre separare il vecchio pacchetto, il sottopacchetto, per fare in modo che ci sia la collisione di pacchetto solo parziale per consentire di avere anche il vecchio switch. Quindi abbiamo bisogno di studiare i passi, però non mi azzardo a fare previsioni, ma stiamo lavorando alacremente per farlo. Grazie mille. Altre domande? Comunque io rimango in giro, se volete demo in diretta, magari se mi cercate in giro vi faccio vedere come funzionano le cose. Ok? Grazie.